Hai una gran bella immaginazione, negro. Non credi? Allora, hai intenzione di ammazzarmi sulla base di un'improbabile teoria negra? O lo puoi provare, cabron? Guarda che non è così improbabile, signor Bob. Ed è anche qualcosa di più di una teoria. Da quanto tempo hai detto che lavori per Minnie? 4 mesi. Oh. Vedi? Se fossi stato qui 2 anni e mezzo fa, sapresti dell'esistenza di un cartello che era affisso sopra il bancone. Minnie non te ne ha mai parlato? No. Vuoi sapere cosa diceva il cartello, signor Bob? Niente cani o messicani in questo emporio. Minnie affisse quel cartello il giorno stesso in cui aprì le porte dell'emporio ed è rimasto affisso sopra il bancone ogni santo giorno finché lei stessa non lo tolse più di 2 anni fa. E sai perché lo tolse? Iniziò ad accettare i cani. Sai, a Minnie piacevano tutti più o meno. Ma se c'era qualcuno che odiava, erano i messicani. Quindi quando dici a me che Minnie se n'è andata al nord a trovare la mamma, beh, io lo trovo alquanto improbabile. Ma d'accordo, è possibile. Ma quando dici a me che Minnie Mink ha preso il suo emporio, la cosa più preziosa che possiede in tutto il mondo, e l'ha lasciato nelle mani di uno stramaledetto messicano? Ecco cosa intendevo nel fienile quando ho detto che questo non è tipico di Minnie. Quindi, ora sì che ti sto chiamando bugiardo, signor Bob. E se tu menti... E tu menti? Allora hai ucciso Minnie. E anche Sweet Death.